siamo troppi e non riusciamo più a lavorare. Prima lavoravamo 10 mesi all'anno, adesso la lavoriamo 7-8 mesi. I quantitativi mensili sono smezzati. Ci sono 25 barche di un altro compartimento che pescano nel nostro compartimento e ci hanno tolto un pezzo di mare. O noi vogliamo metterci mano seriamente, definitivamente, per capire come stanno le cose e quindi c'è bisogno di un tempo medio lungo lo studio. E voi lo sapete. Un mese circa per tentare l'impresa, quella di risolvere il far west delle vongole nelle Marche, dove pesca un terzo dei vongolari di tutta la costa italiana. In consiglio regionale si vota un'altra proroga dopo anni di proteste. Nelle Marche per 150 chilometri sono state rilasciate negli anni 221 licenze per vongolari divise in 4 compartimenti, 66 a Pesaro, 73 ad Ancona, 25 a Civitanova e 57 a San Benedetto del Tronto. I civitanovesi in realtà sono stati immatricolati nel Piceno, ma una quindicina d'anni fa, per congestionare il mercato del sud, sono stati inseriti nel subcompartimento di Civitanova, che grava però su quell'anconetano. Un mese dunque per cercare un accordo e approntare un percorso per nuovi criteri di assegnazione tramite studi sulla fertilità del mare nel lungo periodo. Abbiamo perso fiducia dopo 15 anni, però speriamo che questo, logicamente l'assessore si è insediato da un mese, perché guarda caso è stato fatto tutto ad hoc, no? A un mese di distanza è cambiato sia l'assessore che il tecnico, quindi dobbiamo dare tempo a loro, logicamente, di valutare le proposte. Loro chiedono comunque sia che ci deve essere un accordo tra i consorzi, però fino a prova contraria, fino adesso agli altri consorzi non c'è stato mai un'approvazione, un qualcosa sul voler fare. Noi abbiamo sempre portato un qualcosa, quindi abbiamo dato modo anche di ragionare sulle nostre proposte. Adesso vediamo gli altri come si comportano. L'importante è che alla fine del mese non ci sia un'ulteriore proroga, e questo non l'accetteremo. I 30 giorni sono dedicati esclusivamente al mettere insieme le parti, i vari rappresentanti di Cogevo, per cercare un accordo. Io non so che cosa possa accadere veramente in 30 giorni, quando poi non è accaduto in, diciamo, in 270 giorni, che erano i 9 mesi che ci erano prefissati. E l'unica cosa positiva è che questa proroga è stata chiesta dai Cogevo, cioè dagli operatori, dai vongolari. Ecco, questo è l'aspetto positivo, quindi significa che qualcuno sta cercando una mediazione, non certamente la politica. Ecco, questo è quello che dispiace.